colloqui con i giornalisti. Bene, arrivederla, Presidente. Signora. Se lei non mi fa parlare, la saluto. Complimenti. Lei ha illustrato bene come Benissimo. Si comporta una mi persona dispiace, che ha pregiudizi dispiace... e che sta a sinistra. Le posso dire una cosa? Presidente, deve avere un po' di vergogna di come si è comportata. Lei non sa trattare con i giornalisti, Presidente. Sentiamo Tobia Zevi, che è stato già nostro ospite. È un ragazzo di 25 anni e fa parte della comunità dei giovani ebraici. Vabbè, vederci. Se io correggo il gesto lei se ne va. Perché un gesto allora... sbagliato con un libro, fare una cosa. Ma io lo faccio con tutti per non averlo in mano. Non con il mio libro, con un libro non si va. Bene, se lei pensa sia un gesto di mancanza di rispetto, mi dispiace. Mi perdono, non posso... no, perdoni, 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 Gaspari. È la prima volta che abbandona una telecamera. È la prima volta che Gaspari abbandona una telecamera. Sentire insulti no, infatti, è una vergogna. Beh, infatti le parole di Giovannacci su Cucchi erano belle parole, certo, come no. No, però invece volevo proprio fare un ponte con Emilio Fede. Non c'è una vicinanza quasi fra il movimento di Beppe Grillo e il Popolo della Libertà con Berlusconi? Alla fine sono tutti e due molto basati sul leader, il leader carismatico. Io ritengo che la gente ma anche così vada, arrabbiata proprio perché sente parlare. Lo prego, Cacciari. Perché lo tocca la verità, fa male. E fa male la verità. Cacciari, no! E beh, giusto. Ma perché deve e quando così? Uno abbandona, perché uno le dice, parla tanto, si è abbassato lo stipendio da sindaco, si arrabbia. Delle persone che sono... Di Benito Mussolini non ho alcun rispetto, cara signora. Alcun rispetto. No, ma per favore. Se ne va, ma io devo stare qua a sentire questa alcun notizia. Alcun rispetto. Per favore, no, io rispetto, grazie. Scena. Grazie del testa del lato. No, anche lei. Bravo, io sono convinto perché che la si prende volta... più voti chi dice no agli esodati e chi gli dice sì. Cazzola per un ponte inutile, mi sembrava un ragionamento un po' più interessante. Sì, l'hai fatto tu, però siccome fa lo spiritoso e l'ha scancellato subito. Comunque la posta scancellata in questo no, in quando questi alle minuti, 7 no. Stamattina no. È difficile. Grazie, scusate per la scortesia. No, non possiamo. Non è una. Riteniamo che sia molto significativo. Naturalmente parleremo di questo gesto di Crosetto. Arrivederci. Ma lo sai che le aziende, l'industria è ferma perché non c'è il gas, perché non c'è il metano, lo dovresti sapere. Lo sai quanto costa una bombola di gas per famiglia lombarde, da 15 kg? Sto parlando 45 delle aziende euro. Lombarde. Aspetti, non rompere i coglioni a me, perché a me non me li rompi i coglioni tu, perché con me che sono 3 anni. Capito? Calmi. Capito? È l'obolo del sofà che viene pagato non solo dalle donne, ma anche dagli uomini. Quando capito? Capita. Perché io mi meraviglio del discorso dell'onorevole, perché sembra quasi invidiosa della Gentili che non ha mai calato le mutande perché dice: ma come? Io ho una vita che vado in giro senza, nessuno mi ha mai chiesto di calarle. Ok, io me ne vado dallo studio. Lei è querelato e io vi saluto. Un po' di sense of humor. Torni qui, onorevole La Vetta, la prego, le chiedo. Ma un po' di sense. Le chiedo scusa, onorevole La Vetta. Parenzi. Busi, chieda scusa perché effettivamente.